diamo modo al professor Gambino di organizzarsi e cediamo la parola al collega Resta che è qui già pronto per poter parlare. Volentieri. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie molto dell'invito, è sempre un grande piacere essere qui in Corte d'Appello. E anche se devo dire molto frustrante dover parlare dopo la relazione del professor Pizzetti, stimolante, ma dipende, è un atteggiamento, la mia prima reazione ogni volta è come dire: e ora che cosa dico dopo che ha parlato il professor Pizzetti, che è uno dei massimi esperti della materia. Allora, con un minimo di, come dire, un trick da giurista, siccome il professor Pizzetti ha una formazione prevalentemente di tipo pubblicistico, la mia è una formazione di tipo privatistico, cercherò di spostare l'enfasi, il fuoco dell'attenzione sulle innovazioni sostanziali di ordine privatistico del regolamento. Dico subito che farò soltanto una brevissima carrellata, altrimenti avremo bisogno di 2 o 3 ore di parlare delle innovazioni privatistiche del regolamento. Quello che vorrò anche fare è cercare di dare alcune chiavi di lettura per le norme più innovative contenute nella bozza di decreto delegato, che come sappiamo è un, ci ha ricordato anche il professor Pizzetti, è soltanto una proposta ancora allo Stato, non possiamo parlare di disposizioni di qualche tipo dotate di qualche forma di cogenza o applicabilità, però quali che siano le sorti di questa bozza di decreto delegato, vi sono dei problemi sottostanti che la Commissione si è posto, che si riproporrà, si è posta, che si ripresenteranno nella pratica, quindi vale la pena probabilmente di fare una riflessione su questo. Allora, se dovessi dire, insomma, in pochissime parole quali sono gli elementi sui quali dal mio punto di vista l'avvocato, il giurista di formazione o di interessi prettamente privatistici si deve soffermare nella lettura del regolamento, direi che vi sono quantomeno 5 aspetti significativi. E questi sono: 1, la disciplina del consenso, che è vero che è stata fortemente limitata e circoscritta nel suo ambito di applicazione da parte del nuovo regolamento, e su questo penso che le parole dette dal professor Pizzetti devono essere attentamente meditate. Il consenso è una delle 6 basi sulla quali si può iniziare un trattamento, dunque ha un rilievo abbastanza limitato già da questo punto di vista. Teniamo presente che ogni qualvolta il consenso si scontra in ipotesi di trattamento tra un soggetto privato e un soggetto pubblico, il regolamento tende a limitarlo in, appunto, entro margini molto ristretti. E questo perché l'esperienza applicativa di questi ultimi 25-30 anni chiarisce che il consenso spesso, come disse una volta uno dei più grandi giuristi italoamericani viventi, cioè Guido Calabresi, è una foglia di fico che si usa per mascherare delle disparità di potere sociale, di potere negoziale, che non è in grado di alterare. E quindi le regole sul consenso vanno lette alla luce di questo ammonimento, a mio avviso. Però nei settori nei quali il consenso può giocare, secondo il regolamento, uno spazio applicativo, e quindi soprattutto nell'ambito delle relazioni interprivate, il consenso è stato destinatario di una disciplina fortemente innovativa da parte del regolamento. Mi limito qui a ricordare soltanto 2 aspetti, anzi 3. La prima: il requisito della libertà, della specificità e dell'informazione del consenso, soprattutto il primo, la libertà del consenso. Questo è un requisito cruciale, perché è sulla base di esso che si attua il principio della libertà di autodeterminazione informativa. Questo implica che un consenso, diciamo, informato, o un consenso negoziale che rispecchia i requisiti ordinari del codice civile, non è di per sé necessariamente un consenso valido ai fini del regolamento. Bisogna verificare che effettivamente il consenso sia espressione di una spontaneità decisionale della persona. E questo in molti casi nei quali vi sono asimmetrie di potere negoziale, per esempio quando il consenso è inserito all'interno di condizioni generali di contratto, che è l'ordinaria situazione nell'ambito soprattutto dei rapporti online, questo sollecita una valutazione estremamente attenta da parte del giurista e del giudice circa la presenza di questo requisito della libertà. Comunque un'innovazione significativa rispetto allo schema civilistico di validità degli atti.
Secondo punto molto rilevante, è stata codificata espressamente dal regolamento una regola che è quella della revocabilità del consenso, che non era presente né nella direttiva né nel vecchio codice della privacy, ma che era stata elaborata a livello giurisprudenziale da diverse autorità, diversi organi giurisdizionali, e dunque è importante l'affermazione che viene fatta dal regolamento. È importante perché solleva una questione molto delicata, che è il rapporto tra il consenso e il rapporto contrattuale circostante. Perché noi sappiamo che spesso il consenso privacy è un consenso che fa parte di un più ampio programma negoziale che ha carattere contrattuale, rispetto al quale ci si chiede qual è l'effetto della vincolatività rispetto a questa libertà di autodeterminazione. Il fatto che sia stata espressamente prevista la revocabilità del consenso implica giuridicamente che tutti i rapporti negoziali che interagiscono con attributi della personalità, tecnicamente con i dati personali, siano rapporti strutturalmente precari. E questo è un elemento di garanzia che serve a elaborare una posizione di compromesso tra il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti e il dato per cui l'identità personale è costantemente dinamica, è costantemente soggetta a mutamenti, dunque il soggetto non può validamente rinunziare ex ante alla possibilità di controllo sulla costruzione della propria personalità. Questo è un punto di civiltà molto significativo che segna un itinerario difforme tra il modello europeo e il modello nordamericano, dove il consenso e il genere della protezione dei dati è costruita sul modello del marketplace, sul modello della logica di mercato. Qui non è così, non solo perché il regolamento si interessa al trattamento piuttosto che al dato, ma perché le pur legittime sul piano interpretativo posizioni di tipo proprietario, che pensano al dato personale come oggetto di un bene immateriale su cui esiste un diritto di privativa, si devono scontrare con questo dato di fondo per cui la disposizione dei dati personali è sempre soggetta a questo elemento di precarietà legato alla revocabilità di mutuum del consenso. Quindi un principio molto importante contenuto nell'articolo 7, da coordinare ovviamente con l'articolo 4 del regolamento sulle definizioni. Altro punto importante è l'ultimo comma dell'articolo 7, che prevede il cosiddetto divieto di tying, quando cioè si prescrive che nel verificare se il consenso è stato liberamente prestato è necessario tenere nella massima considerazione l'eventualità che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. Qui viene codificata un'altra soluzione emersa a livello giurisprudenziale, ricordo in particolare la prima decisione dell'autorità garante di cui fu presidente e istitutore Stefano Rodotà nel 97 nel caso BNL sul consenso rispetto alle condizioni generali di contratto della Banca Nazionale del Lavoro, in cui le previsioni pattizie prevedevano che il consenso era necessario per addivenire al rapporto contrattuale, e questo consenso copriva anche l'utilizzazione per finalità pubblicitarie. Quindi non c'era la possibilità di scelta dell'individuo. Secondo il regolamento, un'ipotesi di questo tipo, quindi il consenso ottenuto sulla base sostanzialmente della minaccia o consenti al trattamento di queste finalità ulteriori o non possiamo instaurare il rapporto contrattuale, è un consenso considerato non libero dal punto di vista dell'articolo 7. Questo apre peraltro uno scenario problematico sul quale non posso soffermarmi perché richiederebbe appunto molto tempo, che è quello relativo alla validità dei servizi consenso contro prestazione, cioè il modello dei dati personali ceduti a titolo gratuito in cambio di una prestazione di servizio, che è il meccanismo ordinario con il quale funzionano le piattaforme, come dicono gli economisti, a più dimensioni, quindi per esempio l'apertura di posta elettronica o l'accesso a servizi di chat come WhatsApp, Skype e via dicendo, in cui il consenso di trattamento dei dati è l'elemento del sine all'alba. È un apparente rapporto gratuito, ma sostanzialmente, come ha chiarito anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso Facebook o WhatsApp, quel rapporto è un rapporto bilaterale, sinallagmatico, perché i dati personali sono un elemento di ricchezza patrimonialmente valutabile. Dunque l'apparente gratuità non può celare il fatto che vi è un rapporto commerciale sottostante e quindi è applicabile l'intera disciplina di protezione dei consumatori. Ora, coordinare questo assunto
con la norma dell'ultimo comma dell'articolo 7 può apparire problematico, tanto che la proposta di direttiva comunitaria sulla fornitura di contenuti digitali, che prevede che la disciplina di tutela del consumatore si applica anche ai casi in cui la prestazione è ceduta apparentemente a titolo gratuito, coordinarlo con questa norma che prevede l'impossibilità di un consenso libero per finalità ulteriori non è un'operazione semplice, ma su questo, ripeto, ci sono state diverse opinioni, è un punto su cui sicuramente dovremo interrogarci. Secondo elemento, oltre al consenso di, ovviamente ha già parlato il professor Pizzetti del riferimento al consenso del minore, dunque l'abbassamento della capacità a 16 anni, che nella originaria proposta della commissione Finocchiaro era stata ulteriormente abbassata a 14 anni, incide sulla disciplina della capacità di agire, dunque vedete quanto il diritto europeo, quanto il diritto comunitario sia innovativo per elementi capisaldi del diritto civile interno. Capacità di agire è una delle grandi istituti su cui è costruita una tradizione. Faccio solo un riferimento ad altri tre aspetti, perché poi vorrei soffermarmi su un altro punto. Il diritto alla portabilità. Questo è uno dei diritti dell'interessato che non era previsto nella direttiva comunitaria, è un elemento davvero innovativo del regolamento ed è un elemento molto importante anche perché è difficile da decodificare, perché il diritto alla portabilità dei dati, cioè il diritto per l'interessato di riottenere su formato strutturato e leggibile da una macchina il pacchetto delle sue informazioni personali custodite dal titolare del trattamento, è un diritto che si trova esattamente alla frontiera tra la protezione dei dati, il diritto dei consumatori e il diritto della concorrenza, perché è uno strumento che è stato pensato anche per rendere il mercato contendibile. Vi faccio semplicemente un esempio: se non ci fosse il diritto alla portabilità dei dati, la possibilità di riottenere il proprio pacchetto di informazioni che hai su Facebook, su LinkedIn, oppure sui siti che effettuano valutazione comparativa delle prestazioni tipo TripAdvisor, che sono estremamente rilevanti per l'impresa, incontrerebbe grandi difficoltà. Attraverso questo diritto io ho la possibilità di portare il mio profilo, magari con le 4 stellette positive di prestazioni di un ristorante, da TripAdvisor al futuro offerente del servizio, che altrimenti sarebbe inibito nell'accesso al mercato per la difficoltà della persona di staccarsi dal vecchio rapporto negoziale. E quindi questo è un elemento molto importante che ci fa capire come il regolamento, lo diceva anche prima il professor Pizzetti, è un regolamento di protezione della persona, ma nell'ottica della costruzione di un mercato unico digitale. Dunque un regolamento che non è volto a ostacolare, ma ad agevolare la circolazione dei dati in un quadro elevato di garanzie, perché uno degli elementi caratterizzanti dell'approccio europeo, che viene visto come burocratico, invasivo, iperregolatorio dall'altra sponda dell'Atlantico, è quello di aumentare la certezza, aumentare la sicurezza dei diritti all'interno di un quadro di circolazione di mercato. E questo diritto alla portabilità è uno degli elementi più innovativi sul piano teorico da questo punto di vista. Altri due riferimenti, l'articolo 80 sulla tutela collettiva, perché è vero che uno degli elementi qualificanti è l'agire su base preventiva, no? Non si adottano più le misure di sicurezza, ma si costruisce un quadro in maniera tale che siano responsabilizzati gli stessi titolari dei trattamenti. Però è anche vero che insieme alla tutela, a una impostazione di tipo preventivo, è fondamentale avere elementi di tutela incisiva. E il regolamento si affida moltissimo alle sanzioni amministrative, come sapete, ma anche un elemento da non dimenticare è che se un modello di tutela dei dati fosse impostato su base soltanto individualistica, lasciando cioè al singolo interessato l'onere di attivare gli strumenti di tutela, rischierebbe di risultare un'altra foglia di fico in senso calabresiano. Questo è ben chiaro sin dagli anni 70, e avere una forma di tutela collettiva significa in primo luogo costruire meccanismi di interazione pubblico-privato, quindi autorità di controllo indipendente, che è un elemento qualificante del modello europeo. Non a caso voi trovate riferimento nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove si prevede che devono essere costituite autorità amministrative indipendenti che supervisionino le attività di trattamento. Quindi anche qui, se noi andiamo dall'altra parte
dell'Atlantico, il meccanismo di tutela tipicamente nordamericano è incentrato sulla sulla azionabilità degli strumenti di protezione direttamente da parte del singolo, manca un'autorità di garanzia. Quindi questo è un elemento qualificante, ed è qualificante l'articolo 80 del regolamento, perché prevede la possibilità che l'individuo attribuisca tramite mandato il potere di rappresentanza a enti, diciamo, collettivi che abbiano statutariamente lo scopo della tutela dei dati personali o della tutela delle libertà civili, per presentare reclami e strumenti di tutela giurisdizionale invece dell'interessato. E questo è un elemento, appunto, che è qualificante, anzi, dal mio punto di vista, è un peccato che il legislatore italiano, per mancanza di tempo fondamentalmente, non ha fatto buon uso della ulteriore discrezionalità che il regolamento lasciava, cioè di poter, tramite questo mandato, attribuire alle associazioni anche la facoltà di promuovere azioni risarcitorie. Quindi avremmo avuto una sorta di azioni collettive anche a carattere risarcitorio, che non sono però espressamente previste nella bozza del decreto delegato. Così pure il regolamento diceva: il modello di opt-in fa parte delle scelte europee, gli stati membri possono addirittura prevedere un modello di opt-out, per cui enti del terzo settore, come definisce la bozza del decreto delegato, potrebbero, secondo l'ipotesi che il regolamento lasciava intravedere, agire direttamente, a meno che, in casi tipo Cambridge Analytica, a meno che non vi sia un opt-out da parte delle persone interessate. E quello avrebbe rafforzato significativamente gli strumenti di protezione. Anzi, forse, se si fosse lavorato più così che non attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela delle sanzioni penali, come è avvenuto nell'ultima versione del regolamento, probabilmente si sarebbe adottata una prospettiva più produttiva da alcuni, non da tutti, i punti di vista. Dicevo, volevo però in conclusione soffermarmi su un aspetto che rappresenta una delle novità qualificanti non più del regolamento ma della bozza di decreto delegato. In particolare faccio riferimento al problema del trattamento dei dati delle persone decedute, che è un problema molto rilevante nell'ambito dell'ambiente online. Vi do soltanto alcuni dati per capire di che cosa stiamo parlando. Da quando è stata lanciata Facebook, in 8 anni 30 milioni di profili sono relativi a soggetti deceduti. Ogni ora muoiono, ovviamente facciamo i debiti scongiuri, 428 titolari di profili Facebook, 10.273 ogni giorno, 312.500 ogni mese. Il 5% dei profili che sono attualmente presenti sono relativi, tra virgolette, a zombie digitali. Problema: a chi spettano questi dati? A chi spettano tutti quegli elementi di informazione che sono contenuti all'interno di account, pensate alla posta elettronica, di siti come cloud, quindi file che sono su Dropbox, i video che sono su YouTube, le criptovalute, i giochi online che possono comportare, appunto, significativi riscontri monetari e via dicendo. Il problema è un problema di privacy, ma è anche un problema di diritto successorio. Come gli ordinamenti nazionali regolano i dati delle persone scomparse? Questo è un grande problema, un grande punto interrogativo sul quale il regolamento non interviene. La direttiva non parlava affatto delle persone decedute, anzi si applicava semplicemente alle natural persons, e il gruppo articolo 29 aveva detto: i dati relativi alle natural persons non comprendono le persone defunte. Punto. Il regolamento si pone il problema, e nel considerando 27 dice espressamente che il regolamento non si applica ai dati dei deceduti. Gli ordinamenti nazionali possono introdurre discipline relative a questa fattispecie. Bene, evidentemente qui, se noi guardiamo l'esperienza applicativa dopo la direttiva, vediamo che ci sono in Europa alcuni paesi che hanno categoricamente escluso l'applicabilità della disciplina ai dati dei defunti. Per esempio Inghilterra, Irlanda, Olanda e un altro paese di primo piano che adesso non mi sovviene.
Alcuni paesi non hanno detto nulla, per esempio la Germania, altri paesi come l'Italia, nel codice della privacy, avevano previsto la possibilità di esercitare i diritti dell'interessato nella situazione post mortem da parte di chi avesse un interesse proprio o chi agisse per ragioni familiari meritevoli di protezione. Quindi era prevista una forma di esercizio post mortem dei diritti che spettavano l'interessato. Questa era la situazione al momento dell'introduzione del regolamento. La Commissione ha scelto di introdurre una disciplina dettagliata della fattispecie, seguendo soprattutto il modello francese e quello spagnolo. In Francia nel 2016, con una legge importante sulla République numérique, cioè sulla Repubblica digitale, sulla digitalizzazione dello Stato francese, si era introdotta una disciplina per questa ipotesi e si era prevista la possibilità che l'individuo potesse emanare delle direttive generali o speciali sull'utilizzazione dei dati post mortem, un po' come quello che accade nell'ipotesi del testamento biologico, no? Ora, perché è importante porsi il problema e regolarlo? Ma perché c'è un problema applicativo estremamente rilevante. Cioè che la disciplina di questi dati, se non è prevista in maniera vincolante da parte dell'ordinamento giuridico, è sostanzialmente rimessa alle scelte contrattuali dei custodi delle informazioni, degli intermediari delle informazioni. Pensate alle piattaforme digitali. Sono piattaforme che vengono dagli Stati Uniti e che quindi muovono da un certo ambiente istituzionale, politico e giuridico, e sulla base di quei vincoli creano dei terms of service, delle condizioni generali di contratto che stabiliscono cosa l'individuo potrà fare dopo la morte dei propri dati. Bene, se voi analizzate le condizioni generali di contratto della gran parte delle piattaforme digitali, vedete che vi è scritto chiaramente che i profili e gli account non sono trasferibili e non sono trasferibili neanche nell'ipotesi della morte. Quindi sostanzialmente, se ragioniamo già in termini successori, una posta rilevante della massa ereditaria viene esclusa ex ante sulla base di una scelta introdotta unilateralmente da parte di un offerente di un servizio, perché non vi era possibilità di modificare queste condizioni generali di contratto. Il che pone innanzitutto un problema dal punto di vista dello studioso del diritto successorio, ma poi pone un problema dal punto di vista della tutela dei dati personali. Vi cito soltanto un caso rapidamente, prima di concludere. Due anni fa a Berlino una ragazza di 16 anni aveva avuto un incidente mortale, probabilmente un suicidio, era morta investita da un treno della metropolitana di Berlino. I genitori, che erano completamente all'oscuro dei problemi psichici della figlia eventuali, volevano accedere al suo account di Facebook per leggere la corrispondenza, le chat, gli ultimi messaggi, per cercare di capire qualcosa e peraltro per tutelarsi da una possibile già minacciata azione di responsabilità del conducente del treno, che chiedeva il danno psichico subito per effetto di questo shock nervoso subito. Facebook vieta l'accesso sulla base dell'argomento che le condizioni generali di contratto prevedono l'intrasferibilità dell'account e la sua memorializzazione, non entro nei dettagli. In secondo luogo, la legge tedesca sui media telematici prevede che il gestore delle informazioni è tenuto al segreto, ma questa è legge generale che non era pensata per le piattaforme telematiche, e loro dicono che il segreto li vincola anche nei confronti dei familiari. E in terzo luogo, ragionando sulla tutela postuma della personalità, Facebook dice c'è un obbligo di tutelare la riservatezza della figlia anche nei confronti dei genitori. In primo grado la Corte di Berlino dà ragione ai genitori e ammette l'accesso al profilo. In secondo grado la sentenza viene ribaltata in appello e si dà rilievo al fatto che la legge sui media telematici pone l'obbligo del segreto. Ora è stato proposto un ricorso che dovrà essere deciso a giorni, prevedibilmente, dal Bundesgerichtshof tedesco. Questione: se la stessa problema si pone in uno qualsiasi degli ordinamenti europei, nel nostro ordinamento, qual è la disciplina? Ecco, la Commissione ha provato a ipotizzare una serie di regole che sono previste nell'articolo 2 duodecies, che prevedono sostanzialmente che
i diritti dell'interessato possono essere esercitati dopo la morte da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Due rilievi particolari: continuità rispetto al codice della privacy, ma due aggiunte importanti. Tra i diritti che sono esercitabili vi è anche il diritto alla portabilità, il che significa che indirettamente la logica successoria prosegue anche in quest'ambito, quindi io posso riottenere in quanto erede la massa delle informazioni che erano presenti in un account telematico. Secondo punto, il riferimento al mandatario che qui è espresso, che non c'era nel vecchio codice della privacy, sta a significare il favore espresso dalla Commissione nei confronti della figura del mandato post mortem ex sequendum, quindi la possibilità che si conferisca un mandato a carattere non patrimoniale per l'esercizio di diritti che non interessano la successione, perché altrimenti sarebbe paralizzato dal divieto di patti successori, e che quindi la persona possa attribuire a un terzo, persona di fiducia, un onere di amministrazione, diciamo così, del suo, della sua identità digitale post mortem. Peraltro si è previsto che l'interessato può anche vietare l'esercizio dei diritti, pensate ai casi di informazioni che l'interessato stesso vuole tenere segrete nei confronti dei suoi familiari o degli eredi, pensate a un particolare orientamento sessuale o scelte di vita che attengono appunto a posizioni ideologiche o religiose, salvo che questo non intacchi i diritti patrimoniali che derivano dall'apertura della successione o che non sia altrimenti vietato dalla legge. Quindi vi è una sorta di tentativo di compromesso che in qualche modo bilancia la regola contrattuale e tecnologica posta all'offerente dei servizi con la scelta di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico, ordine pubblico a tutela della persona o ordine pubblico successorio, in una logica di supporto della autodeterminazione dell'individuo. Quindi attraverso per esempio il ricorso ai molti strumenti che sono presenti online, per esempio da Google o da Facebook, che permettono di individuare un destinatario al quale verranno trasmesse automaticamente password, contenuti digitali e altre informazioni nell'ipotesi di decesso, quindi queste forme di autonomia negoziale sono supportate e incentivate dalla scelta della Commissione, però nello stesso tempo appunto la logica della tutela dei diritti impone che questa dichiarazione di volontà prevista dalla norma debba essere specifica, libera e informata. Quindi gli stessi criteri del consenso al trattamento, per evitare che la disparità di potere negoziale riduca queste affermazioni di principio a un mero flatus vocis. Grazie. Grazie professor Resta.